È possibile che una macchina sia cosciente o che sia in grado di pensare? Benvenuti a Intelligenze Naturali da me e dal Pollo Vaclavic. Ci siamo chiesti proprio questo: una macchina può essere in grado di pensare, può essere cosciente? Il test di Turing risponde a questa domanda. Turing è un matematico britannico che ha avuto un grande ruolo durante la Seconda Guerra Mondiale per decifrare i codici segreti dei nazisti. Ha definito la macchina di Turing, che è un concetto alla base di tutti i moderni computer, ed è considerato uno dei grandi padri dell'intelligenza artificiale, tant'è vero che c'è un premio, il cosiddetto premio Turing, che viene assegnato alle menti che a livello globale si distinguono per aver contribuito all'informatica e appunto all'intelligenza artificiale. L'ultimo premio di Turing è stato assegnato a Tim Berners-Lee, che è l'inventore del web. Ma veniamo al test. Secondo Turing, come si può sapere che una macchina sia in grado di pensare? Turing si è reso conto ben presto che in realtà il problema è mal posto. Perché? Perché non si può dimostrare che una macchina sia in grado di pensare, tanto quanto non si possa dimostrare oggettivamente che una persona sia in grado di pensare, perché ciò che è oggettivo non è soggettivo e viceversa. Ha quindi spostato il problema dal dimostrare che una macchina sia in grado di pensare a dimostrare che una macchina sia in grado di comportarsi come un essere pensante. L'ambiente del test è preparato di modo che ci sia un decisore, un valutatore umano, che è in grado di comunicare tramite due schermi o tramite fogli scritti con due entità diverse. Da una parte c'è un essere umano e dall'altra c'è un computer. Lui non sa qual è l'essere umano e qual è il computer. La macchina deve quindi vincere un imitation game, un gioco di imitazione, e fare in modo che il valutatore umano non sia in grado di distinguere, comunicando con entrambi i suoi interlocutori, quale sia l'essere umano e quale sia la macchina. Se la macchina riesce ad ingannare il valutatore, ha superato il test di Turing e siamo quindi in grado di dire che la macchina pensa. Secondo voi esisterà una macchina in grado di superare il test di Turing, e quando arriverà questa macchina? Da chi sarà costruita? Sarà l'effetto di un progetto open source o verrà fuori da un privato? O magari emergerà dalla rete in una forma che adesso non ci aspettiamo? E alla luce del gioco dell'imitazione, che cosa succederà quando avremo dei bot che non sapremo distinguere se essere umani o appunto dei programmi? Quali saranno le conseguenze a livello sociale, politico, economico? Se siete appassionati di fantascienza e Apollo, vi suggeriamo di guardare il film Ex Machina e la serie TV Westworld, che affrontano il tema delle macchine coscienti in un modo che è molto più vicino alle nostre generazioni. Con questo vi saluto, ditemi la vostra sul test di Turing e sulle macchine pensanti, subscribe e ci vediamo al prossimo test di Turing.